Sto counter potrebbe durare all'infinito, io ve lo dico. Tocca mettere like. Ma all'infinito proprio può durare. Tipo, non lo so, una cosa tipo, che ne so, 20 minuti. Ma volete più, eh? E bisogna mettere i like. Bisogna mettere tanti like. Famo 50 minuti. Dai, ya. Va per i video, te. 50 minuti, montiamo metà PC così. A 100 si inizia. Ci stiamo fino a domani. Sì, infatti. Tocca mettere, miliardo e mezzo di minuti. Vedete 77, non ci sono 77 like. Cioè più della metà di voi non ha messo niente. Ciao Arma. Grande Money. Money ha messo. Arma, ci abbiamo un lavoro per te, eh. Money ha messo il coso. Ha messo le foto della sua off che gli abbiamo fatto col water cooling martedì. Mazza. Ha messo mazza. Delle temperature da paura. Dai, okay. Stiamo a mettersi like oppure mo siamo ricalati con un numero spettatori, invece metti like se li sconnetto. Mamma mia, che community, oh. Allora è passato timer, oh. Che palle, oh. Vediamo se la 50 mia, che tristezza, cioè, invece le metti like se ne vanno. Pur di non mettere like se ne vanno, mamma mia che schifo. Porco Giuda. Ciao a tutti ragazzi, ben venerdì, ben trovati su YouTube. Oh, che robetta, oh, c'ho il mio nuovo, ecco. Paramen a tutti, c'è? C'è. Mi sono portato il T-Rex, oh, quindi posso stare qua, senti com'è silenzioso. Bello, bello, mi ho dato una cosa col silenziatore, così almeno non si sente. Ciao Rossettone. A meno che... Non sbatti, che te pare, lo sbatacchio. Ciao Drew, buonasera, ciao Capitano, ciao 7X, buonasera. Abbiamo cambiato il mixer, quindi in teoria dovresti sentire, credo, spero, meglio, anche un po' forse, più alto. Forse, allora, come ci sentite, intanto dateci un feed. L'abbiamo dovuto abbassare. Bravi, bene, bis. Così, quando vengono a far PC da voi dovete far pagare il montaggio, sempre. Le cagate meno a tutti, si dai gioco. Allora, se sente bene, dice molto bene. Io da cell è bene, quindi il volume va bene, l'abbiamo regolato giusto. Dovremmo aver trovato la. Sentiamo bene, non c'è uno che ha detto sento alto. Più alto di martedì? No, dicono. Va bene. Piscine piegatore, eccolo lì, esattamente, sta lì dietro. Alzate un 5%. Toccalo, vai. Il gain non c'è per niente. Sì, ecco, così dovrebbe andare ancora. Grande attenzione, WRC, 23 mesi, quasi 2 anni. Oh, ma perché bravi bene bis? Si sente? No, perché l'audio nostro fa sempre cagare. Adesso che si sente bene, mi sembra. Lo accendo pure, guarda, anzi, lo accendo pure questo. E questo fa sempre scena. Ecco. Intanto non si vede nessuno. E mo' famo vedere, mo' io famo vedere. Tiè, questo è il PC che abbiamo montato ieri. Che ho montato ieri. Ieri fa frizione, non ho toccato niente. Ciao, grande Rossettone. Questo è il PC che abbiamo montato ieri. Naturalmente il case uguale a quello che ho io a casa. Però in questo caso è messo in verticale. È un Core P3 montato. E il PC di piegatore funziona molto bene. L'abbiamo testato in 3. In 3 l'abbiamo testato. In 3, sì, è vero. Stefano, io e anche Fiorentini stamattina che... lo ha benciato, gli ha fatto un'ora di cinebench, Questo mixer è ben modulabile, almeno così pare. Sì. Se la terza volta si rompe, però vabbè. Tutto a posto. Ancora il PC 480 in slide, orca miseria. Ciao Lino. Tanto ragazzi, dai, forza con like. Allora, oggi montiamo, come leggere dal titolo, assembliamo il muletto del nostro follower. Muletto di picchio, che picchio. È più potente dell'80% dei PC delle persone in chat. Esatto.
Le Volvix è di Piegatore, il nostro follower che sta qui dietro, che no, lui, il PC sta qui dietro, glielo stiamo, lo abbiamo sistemato, così sembra, quindi glielo dovremmo rispedire. Che ne pensate dei nuovi Apple M1 Pro e Max? Lascio rispondere Stefano. Io? No, vabbè. Io sono de parte. No, vabbè, ma è una grande cosa. Cioè, secondo me è una rivoluzione, no? Un po' un cambio di storia, no? Ci sta. È giusto. Non paghi più solo il sistema operativo. Non paghi più solo il brand, finalmente. Cioè, il sistema operativo pagavi, no? No, è che il brand non lo pagavi, no? Ma sta mela mozzicata, no? Ma abbiamo mai fatto una ricerca? Chi è che ha mozzicato sta mela? Cioè, perché la mela non è piena? Ma la leggenda narra che la mela inizialmente fosse intera. Poi gli ha dato sto mozzico. Steve Jobs. E poi c'è morto, però, quindi la mela era avvelenata e qui si ricollega al cerchio. Male, malissimo. Più potente pure il mio? Allora, vedi, lo devo cambiare. Armand, allora, tra l'altro poi ti chiamo perché più potente, dai. Con Picchio abbiamo deciso per la questione mappa, quindi poi io e te ci dobbiamo sentire perché dobbiamo fare una mappa a distanza. Comunque vabbè. Eccolo Picchio! Dai Picchio, ben arrivato! Oh, beh, comunque PC di Picchio. Allora, intanto Picchio ieri mi ha detto una cosa, mi ha detto digli a Fabio di far mettere delle ventole Fiorentini approved. Bueno, quali sono le ventole Fiorentini approved? Mi fai capire? Perché qui abbiamo l'Arctic Liquid Freezer 240, quello senza LED, è giusto che sia senza LED, anche perché il case non c'ha paladin vero. Ventola aggiuntiva. Questa l'avevamo messa dietro perché lui ha detto io non voglio i LED. Poi è stato a contatto dissocio con Fiorentini. Totalmente dissociati, però dissocio. Calcola che sono riuscito. Lui voleva installare il sistema operativo su questo. Io sono riuscito a dargli quello. Ah, quindi lui voleva mettere qui, ma giustamente lo mettiamo qui. C'è da dire che comunque Picchio è uno che ascolta, perché io ho detto, mi fa, lo voglio senza LED. Ho detto, va bene, te lo do senza LED. Ha detto, quindi anche la ventola dietro la vuoi senza LED, senti qua. E lui mi ha detto, sì, la voglio senza LED. Poi ha parlato con Fiorentini, mo vuole la ventola dietro con LED. Ma sappi già che Fiorentini non ti approverà questo, le conseguenze. Che ti dirà, questo non è LED, questo non è LED. Se cambi questo, devi cambiare anche questo, sicuro. Quando sta la scheda mare, poi, tra l'altro? Qua. Bisogna sentire Alessio. Se scegli Alessio, sappiate che verrà uno schifo. Buu. Come è la scelta di questa scheda madre? Bene, 590 che è Pro? Prime? Ma l'abbiamo data noi, no? No! Alle 12 siamo arrivati. Allora, Elena, aspetta, adesso tiriamo fuori diverse cose. Ma allora, ti posso dire una piccola chicca? Sì. Sì, ma non c'è la mascherina. Anto. No, perché non ti viene data. Ah, no, c'è sta. Paura, Vabbè, vai. Devo sentirmi. Allora, per quanto riguarda i pacchi, visto che lo stai chiedendo, allora ho portato questo, le mena tutti, va bene. Ah, poi sono arrivate due cose, però me le dovete spiegare. Allora, la prima, che è quella più carina, sono arrivate ieri a nome mio, ma non, c'erano non dentro. Non so chi è stato, però grazie. Sono questo sarà figli, stato sempre meno a tutti, secondo me. Sono okay. Arrivati questi qui, che sono in verco. Belli. In verco. Sono arrivati ieri, sono due su velcro. Belli, Sì, sono molto carini, sono molto hanno belli. Hanno sbagliato il colore, perché l'arancione è mio. Beh, io ho a 6 arancione. Arancione, diciamo, che mette d'accordo tutti. Certo, il verde lo gradisco. Certo, lo gradisco. Sì, lo gradisco. Belli, comunque sono belli. Sono belli, perché questo qui tu dovresti tagliarlo, cucire la parte in velcro su qualche cosa. E pacciarlo. E poi ce lo puoi pacciare. Beh, questo non è male. Carino, molto carino. Comunque ringraziamo, non so chi non ce l'ha mandato. Stato, ma secondo me è stato meno a tutti. Ma tu perché dai? Perché meno a tutti è solito far arrivare queste cagate in negozio. Grazie Enrico, grazie. Far arrivare queste cagate. Perché questo tipo è utilissimo. Vabbè, questo in realtà è regalo, questo è per Elso stesso, per la community, perché io così non posso più fare rumore con le cose. E poi arriva un'altra cosa. Questa cosa è ancora più strana. Che poi a nome di nessuno, cioè a nome di EasyFix, quindi a nome del negozio, arriva questa busta. Con dentro questi. Perché dovrei dire i tovaglioli Maxi Regina? E soprattutto perché chi ci ha mandato i tovaglioli Regina? Ma che ci devo fare i tovaglioli della Regina? Sono per Tizio. E chi l'ha mandati? Tutti per Tizio.
saranno per Tizio. Perché Tizio, sai che. Ah, usa il triplo di tovaglioli di una persona il normale. Triplo. E pure il quintuplo. Yeah, vabbè, quindi questo spettacolo da cui mi sento male. Beh. Ma chi l'ha mandati? Sì, infatti è questo, regà. Mettete il nome almeno. Cioè, far arrivare una cosa del genere da Amazon, penso la paghi almeno 6 volte tanto. Trasposizione e tutto. YouTube mi ha consigliato un video dove parlava di shortage di 2080 Ti e di 9,9 della durata di 2 mesi. Beh, sì, Benito, è passato anche un bel può po' di darsi, però se te l'ha consigliato adesso l'algoritmo di YouTube non è proprio il top. No, esatto. Sì, sono per Tizio dato che aveva problemi a tavola. Ma la mandavi tu, Elena? Non so. C'è pure Elena che ormai sa la storia di Tizio. E vabbè, quindi. Ma Elena, ma tu sei quella che ha mandato i gavetti? Perché a sto punto. Ah, ci sono arrivati. Per live, sono arrivati 4 cavi Lightning. Dei quali, tra l'altro, stasera dovrò raccontare una netta. Oh, lui l'ha visto. Sono lei. Buoni quei cavi, raga. Vabbè, poi stasera lo racconterà. Però dicevo. Sono arrivati questi 4 cavetti Lightning. Di cui uno bello lungo, meno male. Sì, ho visto, Ale, ho visto. Sì, Stefano, gli ho fatto del video. Quello che tutti gli altri vedranno stasera, lui l'ha già visto. Io so che il simbolo Apple l'hanno fatto perché dopo che lavoravano per programmare i primi video Mac nel tempo libero faceva uso di stupefacenti e veniva la fame chimica. Non la sapevo sta cosa. E avendo sempre il frigo vuoto e il portafoglio stravolto per farsi passare la fame chimica, mangiavano mele che erano piantate a poca distanza da loro. Ah, è figa sta storia lì, no? Se fosse vera... È una leggenda. Ma quindi come siamo rimasti per il discorso Ventolame? Ventolame deve decidere Alessio, però Ale... Cioè... In quel case, che è una merda, secondo me... Ce la faccio, è brutto. L'hai visto quanto cazzo è brutto? È brutto. Vabbè, non dire, è brutto, ma l'ha detto pure Picchio stesso. Sì, vabbè, però... insomma. Beh. Vabbè, dicevo, questa posso anche non metterla, e va bene. La vuoi che la mettiamo a LED? Le mira, già... Sì, ho capito, va bene. Ma se uno con un 5950X... 32 GB di RAM, 3080 Ti non va oltre 150 fps in 1080p con G-Sync su Warzone. Devi comprarsi l'RTX Asse 1000, chiedo per un amico. Ma in realtà è impossibile che fai con la 3080 Ti, eccetera, eccetera, non superi 150 fps in Full HD. Ci sarà qualcos'altro che castra. O c'è la scheda video in verticale, Razer Cable non è 4.0, o c'è qualcosa nel software che castra la prestazione. La mela è in memoria di Turing, l'inventore del primo che si è suicidato con una mela avvelenata. Oh, vedi Picchio, ce l'ha detto. Comunque tutti che vanno alla Apple alla fine morono. E questa è... Ma procedi così, vado così quindi, senza niente. Ok, per fare tutto quello che Fiorentini fa per voi, un nuovo Mac gli spetta. Sto cavolo. Se non stacchi il G-Sync, come fa ad andare oltre? No, no, non c'entra quello, Giuseppe. Io ho il G-Sync attivo. C'è il fake merenda. Grande fake merenda. 3080 Ti e 1080p è sprecata. Beh, magari c'ha un 360Hz. Leggimi un attimo, di. Se aspetta, te mando quelle. Se aspetta, te mando quelle. E che se aspetta? Io voglio montare il PC. Costavano 2 euro i tovaglioli. La mandati tu, grazie Elena. Ma non mi hai risposto. Ma tu sei quella che ha mandato pure i cavetti. Che poi non ho capito se chi ha mandato i cavetti, uomo o donna. Beh, se è Elena, non ci sono dubbi. No, se è lei, sono d'accordo. Dicevo, perché dicevano che stava una ragazza a mandarli. Io poi e non... chi ha detto? E che ne so, gira voce nella community. Qui questi chiacchierano. Gira voce di chi? Ma non lo so, non ci stanno manchi i corridoi, per dire che sono voci dei corridoio. Ciao, grande Cervone, ricordiamo, mitico portiere da Roma. Modo G-Sync 360Hz. Strano però che non li fa, Molto strano. Si ferma il refresh massimo allo schermo. 360Hz. Forse quello. Te lo dico io qual è il tuo errore. Vuoi saperlo? Investigatore di Tiglio ho detto. Adesso... Ti ha dato ragione. Investigatore di Tiglio ho detto. Vuol dire che ti sta dando ragione. Vabbè. E allora se ci sei stasera, devo raccontare un aneddoto su quei cavi. Ieri hanno salvato quasi dal carattrezzi me e Fiorentini. Senti che ti dico. Quindi stasera farò vedere una cosa. Grande Alessio Capitale. E aspetta, mi è venuto un flash. Patrizio Rulli, se c'hai Motor G-Sync 360Hz Full HD, ti va a 144, vuol dire una cosa sola. Magari mi sbaglio, però hai collegato il tuo monitor al tuo PC con l'HDMI anziché col DisplayPort. È vero? Dimmi solo sì o no. Aspetta, non ho capito, ripeti. Gli fa 144 fps.
150. 150, beh, lui dice 150. 144 perché sicuramente, secondo me, la mia teoria è che lui ha collegato col cavo HDMI. Con l'HDMI il monitor non ti va oltre i 144, molti monitor, perché hanno bisogno del DisplayPort. Lui c'ha 360 Hz, c'ha G-Sync Se il attivato. monitor è, aspetta, se il monitor è nuovo e c'ha l'HDMI 2.0, se no manca 144 arriva. Se c'ha l'HDMI più nuovo, certo. Certo. Se è 360 Hz, Dai. vecchio un po'. DisplayPort è come? Vabbè, ci ho provato perché poteva essere. Il parasassi è sgarrupato? No, tecnicamente no, perché appena è successo quello che è successo, ho Ciao, risolto. Revolver. Revolver è cosa? È Ivano. Ciao, Ah, Revolver. ma che dice Ivano? No, è Revolver. C'ha la parrucca verde, mi pare pure brutto chiamarlo Ivano. No, la gente magari c'ha una falsa identità, No, eh? mi serve Ivano di Giovanni. giorno e sono di Domani notte. mattina lo passi a trovare perché io sarò in maratona, pensa. Homage Mamma mia. Dose RTX 3060 Ti Cost. Fabio. Ivanuccio, sono io, c'è rimasto male, Fabio, cost a match un sacco di soldi. vedi? 3060 Ti. Migliaio d'euro. Poco meno. Puoi resettarlo sul monitor il massimo FPS o dal pannello Nvidia? Se l'hai settato, risetta a mano. Però. Guarda, il problema se te lo fa su Ciao COD, Zimo. cioè il problema sarà dentro COD, perché COD purtroppo a volte scazza, cioè non riesce a Scusa, spuntare impostalo bene a l'hardware. 360 e fai il test quello del robottino su Chrome, no? Quello che ti controlla il refresh. Te lo fa vedere. Lì almeno vedi che fuori dal gioco in 2D il monitor e il cavo e tu funziona tutto e te va a 360 Hz. Se te ce va, Ciao allora. Promoz. Allora, prima o poi venga a trovare. Dai, Cervone, mi raccomando, via chi i guantoni. Allora, vabbè, sì, insomma, dobbiamo montare il PC dei picchio. Poi voi vedrete sta cosa. Qui, ragazzi, qui ci sono dei titoli clickbait. Andremo a montare questa! Cazzo de ISO. Mettila a 8000, no? Beh, questa non è vero. Non è vero. Non andremo a montare questa, però la scatola me. Vi porto le sfogliatelle, boh. Ormai adesso invita persone a cena di Secondo me è domani che non problema si sa neanche se software. si terrà. Sì, Lui invita. male ottimizzato assolutamente Warzone, te lo posso assicurare? Te lo posso assicurare. C'era un periodo che non riuscivo a giocare, dovevo giocare a 120, sennò frame laggava. La serie 12, Andrea, in realtà ho delle info che non posso dare a telecamere accese, poi quando ci vediamo te lo dico. Quando costeranno meno queste schede grafiche? Ma Anto, Te do una brutta notizia, ormai costano così. no, calano, ma calano di poco. Ormai il prezzo più o meno si è un po' eclissato su quello che è il mercato. Quindi. Lo sai che c'è gente che ti pagherebbe quella scatola, picchio? Tipo Ne all'amici. conosco due, forse anche tre. All'amici, Tizio, all'amici. Alessio. All'amici. La scotola. Vediamo la scotola. Domani al largo Appio Claudio ci stanno bei stand di Ma tu ciborio. sai dove si mangia? Sai tutte, Simone. Simone sa tutto. Simone si affaccia, te dice pure quando piove. Sa tutto lui. Allora, grazie intanto Antonio che ti sei followato. Grande spizzolo. Grazie per le risposte. Comunque, la 3090 è il mio pesciarolo di fiducia, la fa 40 al chilo. 40 al chilo è poco. Sta Ve la tipo regalo che a me impiccia. Attenzione, adesso vediamo chi è il primo tra Alessio, Tizio e Fiorentini picchio ad presa, già accaparare. scritto, non hai capito, picchio presa, ha scritto già un amici, non so come ha fatto a scriverlo, c'ha tipo la macro. 2 anni Ethereum non si dovrà più minare con le GPU, e meno male Arbo, così se volevamo dai Vabbè, coglioni Civita, Civita neanche finché ero nato. Civita che entra fa bene, bene, allora. Da 3 anni, quando sarà uscita la 5060 Ti, la troveremo la 3060 a 150. No, non la troverai più la 3060, la trovi usata. Pensa che mi hanno proposto ieri delle GT 710 a me a 68 € più IVA. 710, quindi Sì, che andavi nella a piotta? cartone da 10, eh. Hai nella piotta? A cartone da 10, manco single Pure. devo comprare. Eh Tu comprane sì. uno, così glielo tiri Bene, appresso. torna a lavorare, ciao. Ragazzi, vuole farsi una build Intel come aspettare la serie Eh sì, 12? ormai è prossima. È Ormai molto sì. più Io prossima di quello che tu no, credi. c'ho tutto MSI, non posso mettere in pezzo ASUS. Stonerebbe, ti dice Alessio. Giusto, giusto. Non è un pezzo, si parlava della scatola. Solo la scatola poi, eh? No, perché lui ha pure le scatole tutte MSI. Vabbè, io intanto comincio a montare qua. Perché il case non so com'è all'interno, non so cosa ci aspetta. Non ti sei perso un No, lo cazzo. so, non, però nel senso magari è complesso. Allora, Cina Twine. Vabbè. Beh, che cosa vuoi? Niente. Ah, la scuola no, guarda, sto lo stesso. Niente, niente. Io faccio cambio cam. Ok.
ci mettiamo qua. Sono bellissime ste RAM, ragazzi. Queste sono le Dominator Platinum RGB, versione quella nuova, quella stile Tetris. Fanno anche quell'effetto. Molto bella. Io intanto mi comincio a montare il Todos. Questo ricordiamo che è un muletto, eh? È un PC muletto. Guarda quelle RAM, mamma mia, adesso si sente male queste RAM. E vi racconto un aneddoto che voi di YouTube non lo sapete. Queste RAM, la leggenda narra, ma non è leggenda perché io ero presente, queste RAM sono state proposte in regalo, sì, regalo a Fiorentini, con la condizione ovviamente che Picchio ha detto: vabbè, io te do le mie, tanto a me non me ne frega niente di quali RAM metto, falle vedere bene, senti, non me ne frega niente di quali RAM metto, me dai le tue e queste te le prendi tu se ti piacciono. Alessio ci ha pensato, ha risposto no. Lo sai perché ha risposto no? Perché ha detto: queste sono belle ma sono bianche, se io metto queste nel PC, se hai le RAM bianche devi avere per forza tutto bianco, quindi poi sarei costretto a cambiare il PC, quindi non le prendo. Niente. Vi rendete conto? Che vuoi di? Che vuoi? È un grosso buco per Fiorentino. Buco, qui non si possono intonare i cori, purtroppo. Come... poi dipende a chi propone una cosa del genere, la proponevi tipo a un tizio, quello verrebbe fra un cazzo. Il tizio gli può dare pure un pedalino di un colore uno di un altro, quello dice: sono pedalini, sono buoni, me li metto. Semplice. Possibile che una GTX 1080 ROG Strips abbia un prezzo di mercato intorno ai 1000 euro? No. No, è un po'... no, è fuori mercato. Va bene leggere la domanda e dell'offerta, però c'è un limite. Low profile, purtroppo le RAM di oggi, giusto l'LPX, giusto quelle non LED. Toccava pazienza. Toccava pazienza, lo so. Fiorentina è un esteta, però talvolta questa ricerca continua dell'estetica... stona. Da far passo invece niente, si è attaccato. No, sono molto belle queste RAM, perché poi l'effetto finale è molto figo, perché fa effetto Tetris e non è male come prezzo, 3060 Ti Elite di Aorus 800 euro, è un buon prezzo. Se è la Ti è un buon prezzo, è buona da prendere. Ma che dici, 300 euro è già troppo. Anche perché, bravo Anami, anche perché sennò tizio se era così, stava senza scheda. Ah, attenzione, aspetta, questa c'ha una pellicola. Ti dà fastidio questo, Cucciardi? Mamma mia. Mamma mia, Alessio, sentite male. No, però fai uno spellicolo al microfono. O io lo faccio con quell'altra. Al microfono, senti. Senti, aspetta. Vai. Per gli amanti dell'ASMR. Sì, questo. Sì. Ciao Walter. Belle vere bianche così. Beh, sì, sono belle, eh. Sono fighe, mazza. Poi in realtà ci stanno bene. C'è pure un discorso di contrasto. Cioè il bianco sul nero comunque sta bene. Ci sta bene che sì. Non è che per forza deve essere bianco su bianco, case bianco, alimentatore bianco, cavi bianchi, capito? No, let it snow, let it snow, let it snow. Perché per forza Michael Bublé è la canzone della neve? Su sta mappa sono rovinata. Invece io in realtà penso di no, perché vedi che c'ha tutti questi dettagli bianchi che ripetono. No, intende magari la mob è un po' scarna, non c'ha tutta la carrozzeria. Però, insomma, secondo me Picchio va in base al giorno che dicevo, belle queste e shoppa. Poi magari bella questa e shoppa, non è che guarda più di tanto a quello che si è comprato, magari... Beh, cioè è un muletto. Muletto con 32 giga, io 32 giga ho messo sì e no 3 mesi fa. E guarda, non c'ho queste. Guarda che belle poi sono, perché sono oro. Oh. Oh. Ovo. Ma il PC muletto ci mette 4 banchi RAM, non è esagerato? Pensa, le ha messe apposta per far rosicare la gente, Benito. Lo fa proprio apposta. Lo fa proprio di mestiere, sì, proprio. Sì, sì. Giustina conferma, cosa delle stronzate che abbiamo detto, quale? È quella che compri, bella sta cosa che compri, bella sta cosa che compri. Allora, questo e questo si possono togliere. Adesso andiamo a mettere gli SSD. Ma che è? Fatta col chewing gum sta busta? Ecco.
Allora, che contenuti porto, Walter? In realtà non lo so, cioè startiamo sicuramente da casa e non so neanche se starto da PC o da telefono, onestamente. Sicuramente il contenuto che vorrei portare è finire di rompere la mia macchina, cioè a parte devo recuperare il problema che c'è stato ieri sera in autostrada e poi vedrete stasera di cosa parliamo. E poi dovrei fare una cosa molto, diciamo, rischiosetta e anche lunga, cioè dovrei fare il cambio all'olio del cambio automatico. Che sarà abbastanza invasivo come lavorazione. E poi il resto è a cazzo di cane, come al solito. Cioè, quello che ci va, facciamo. Saremo là in chat, decidiamo. Domani piove, e se domani piove dobbiamo cambiare. Poi magari se piove siamo rovinati, non si può fare. Faremo qualcos'altro. 4 giorni dice che piove e poi piove comunque. Pure ieri doveva piovere e poi. Ieri sono venuto Domani effettivamente, ma dice anche che adesso in questo istante dovrebbe piovere, eh? Da ormai qui? sì. Sì. Domani dice che in realtà dice da mezzogiorno in poi no. Quindi. Ma invece cambia all'olio, non è meglio che cambi macchina. Che Mi è caschi. bannato Armando per Bravo Armando. cortesia. Ma che cazzo c'hai contro le Jeep? Servono Che che t'hanno maneggiano fatto? Sabrent, lo so. Mortale, cioè, stato zitto fino adesso per di sta stronzata, oh. Cattivo proprio, eh. Così, così, deve essere spietato. Comunque io farei una petizione contro Asus perché mi fa mettere l'SSD principale al contrario. A testa in giù, con le scritte al contrario. Quanto dei triggeri, eh? Ora lì non mi piace quando mi fai queste domande che riguardano il mio vero settore, cioè la meccanica auto. Allora, il cambio automatico generalmente ha bisogno di un cambio olio intorno ai 100.000 km, poi varia da casa a casa, alcune anche a 60, altre a Tipo, se 120, viene però a casa mia invece ti dico va tranquillo fino a piuttosto il tuo 200. cambio automatico, Sì? data l'età della tua auto, Sì? è previsto un cambio della No, tua auto? non penso. Non Non mi ha penso. mai detto niente a me il cambio automatico. Cioè, Quando te lo dici è troppo tardi, fidati delle io. No, non me l'ha proprio mai detto. Cioè, non è Ah che io. no. Molto. A parte la mia macchina perde olio, mi sono reso conto l'altro giorno. Ho spostato la macchina, c'è una chiazza per terra, ho guardato e ho fatto. Sarà. Forse ne è la mia. Però c'è la parcheggio solo io là. Però. Chiazza Ho d'olio sotto è male, fatto ignori proprio. eh. Vuoi che ti faccia un cecchino? Te ne frega un cazzo. Ma ho capito, ma tu la tratti come se fosse una 1 del 98. Guarda che Allora, quella è ancora una bella peggio le macchina. tratti e più te vengono dietro. Senti sta Sì, ma cosa. questo non vale per le macchine, Vale fidati. per tutto. Fidati. Armando, spieghi per favore a Stefano che una corretta manutenzione dell'automobile è molto importante, specialmente superati i 6-7 anni di età. Se sa che la tua automobile, se pensa di essere un'automobile, la mia non sa neanche di essere un'automobile. Quindi. Sì, il contenuto magnolo a pranzo lo famo perché devo pranzare, quindi qui devo farlo per forza. Sì, è vero Leonardo, però ti dico anche che ci sono pareri discordanti e studi su questa cosa, però ti basta vedere cosa esce dall'olio del cambio automatico quando lo cambi. Cioè, quando lo vai a cambiare a 100.000 km, vedi com'è l'olio che esce e dirai è da cambiare. La mia Focus era a 60.000 o 3 anni, io l'ho fatta a 28 perché erano passati 5 anni. Bravo per Luigi. Se al cambio di SG 7 marce a secco non serve fare niente, in teoria, tanto poi si rompe comunque. Mamma mia, oggi sta on fire Armando, Oh, eh! sì, c'ho quello, quindi aspetto che si rompe. Ciao, Porca grande lì! Ah, puttana! poi fammi dei cosi, Stripe. Fammi se li dedico se so, ma lì. Enrico, tu ne sai niente di questo? L'abbiamo detto a inizio Qua, live, ma qua, qua. tu non c'eri. Sai nulla di questi? Per caso? C'ha ragione, Stefano. Bisogna stare molto attenti solo al cambio gomma una certa. Allora, se la bocca non si cambia, PS scherzo. No, no, io No. non scherzo. Io non scherzo. Il L'altro. 40 ce l'ho ancora imballato, non so se quando metterò a posto dell'iPad 12 euro e direi sbrigate, no? Subito, io penso che l'altro giorno sono uscito con. Mi si è accesa la spia dell'olio. Arrivo qua al negozio, c'era Alessio, faccio la mi si è pure accesa la spia. Ma che cazzo, Quando stanno ti in sa giro. accendere la spia vuol dire che stai parecchio sotto al minimo, Me zio. fa. Me fa. Ma che cazzo, stanno in giro del soglio. Ma fino a che cammina. Poi vento, ho aperto il cofano dietro, il portabagagli, e c'avevo tanto così de olio dentro Ce l'hai a. messo solo per far Ci ho spegnere messo, si è spenta la spia, ho fatto ok, see you soon, gli ho detto, se vediamo più avanti. la spia. Vabbè, Ecco. ma l'olio ognuno ti fa mancare, Ma l'olio non lo cazzo. faccio Te mai lo vado a comprare mancare. adesso lì. Porca No, ma questo te lo fa pagare 13 euro al litro. puttana. A Russia lo pago 10, scusa, Che è dei contrabbando, No, chissà. assolutamente sì. Ah, comunque là ci sono andato, ma ha cambiato l'olio. E vedi un po' che il tuo cambiava, te l'ha dato lui No, quello vabbè, ha sbagliato. storto un po' il naso, E però che ma ha cazzo cambiato. storce il naso? Rimetto lo dritto, ma te lo dico quello No, anche. sbagliato. È.
Scusa. Mamma mia, oh. Manca pure. Comunque la frizione mia sta ZF bene. 8 rapporti, esatto, Uccelli. A ste, ma la frizione? Chiede sta bene, sta bene, la frizione è tutto a posto. A casa tutto bene, quindi non si è riuscito. Ah, sono arrivati per me. Oh, è stato lui, oh. Lo sapevo, ci avevo preso che era stato lui. Grazie, grazie. Grazie. Che sono bellissimi. Sono anche belli, veramente belli. Se compri il Castrol del 530 lo fanno magari la bandiera italiana, che la bandiera americana ci vuoi mettere fuori, anzi ci ha messo il gruppo sanguigno che ce va pure quello. Sono velcro. Ah, vedi, verde Kawasaki ti ha fatto pensare al verde Kawasaki. Io infatti dicevo, vedi, ho detto, hai fatto quello di Stefano col colore del canale mio e viceversa, cioè viceversa, verde poi vabbè. Devi usare il piede destro per la frizione, tanto pure se non stacchi puoi partire pure senza. Non ho capito. Non ho capito, Patrì. 1080 Ti, 750, ma 1080 va bene, pure 650. Vabbè, ma noi stiamo riscrivendo le leggi della fisica. Attenzione, Armando Castro, il manco per friggere, va bene? Pensa, io so 120 km che ce lo metto. E cazzo, oddio, tutti che buono, però mi dà l'idea di una cosa, è tipo la cosa più buona del commerciale. Perché ci metti il Mobile One? Che cazzo ne so, non lo so. 530 è liquido come la diarrea. E quello ci va però. Ma 530 è più i diesel di solito, eh. Tu 530 me ne metti? 530. Strano. E quello mi danno. Ma da specifiche, da una vita che ci lo metto. Forse la macchina mia pensa di essere in diesel. Beh, a me qui 3 litri d'olio, 55 euro. C'è una Toyota Ecoder 2006. Vale più l'olio della macchina. E lo so, ma tu c'è il problema che se pippa più olio che benzina. E quindi mi sa che ci vai fallito se vai avanti così. Oh, abbiamo messo tutto. Per la moto usi il Bardal? Sì, per la moto mi sembra che... No, Modul. O Mobile One. Il Castro lascia un casino di residui che alla lunga tappano il pescante nella coppa. Attenzione. Io uso solo Bardal, dice Armando. È prossimo cambio costerà, olio metteremo Bardal. Costerà 28... 18 al litro costerà, una cosa del genere. Castro è come Asrock, dice Cucciardi. Tutti esperti di olio, beh, giustamente tutta la gente ce l'ha. È il lavoro loro. Voi BMW che scitti olio utilizzate? Poi dipende olio originale BMW. È inutile che ci mettete il Bardal su una Polo 1200, cioè è come se tu c'hai la Punto del 98 e metti a 108 anni perché sei convinto che c'hai più prestazione. C'è una Punto, Lello a canna, no? Sì, ma l'olio quella è una questione di vita del motore. Ma di vita, ma campa lo stesso, 120.000 ha fatti, c'ha 11 anni, ma sta una spada, sta, no? Pure no, invece è proprio la cosa un po' più vecchiotta che devi stare lì a stare un po' più appresso. Ti faccio un esempio: io ogni 6-7 piani al furgone faccio un bel piano del blu diesel. La macchina mia mi metto sempre quello zozzo nero brutto, date meno. Se devi abituare, se devi abituare. Comunque, okay, vabbè, il Castro, raga, non è così accio, cioè nel senso che comunque non è necessario mettere l'olio dei semi dell'Idol, insomma. Il problema è che se metti Bardal dopo aver usato per tanto tempo il Castrol, stacca tutta la merda in giro e la porta in coppa. Io così mi ci stavo. Allora continua a mettere il Castro, così la merda rimane attaccata dove sta. Scusa, ormai perché mato rischia. Ciao ragazzi, ce la faccio con 850 watt gold da alimentare una 3080 Ti con i 7 decima gen. Sì, non era un canale tech. Sto a riscrivere leggi io. Io con un 4,50 alimento una 2070 su. Davvero, comunque il calzolaio riesca. Come cazzo ti viene in mente? I misteri della fede. Quello penso sta strippando in un modo per darteli quei 450 watt e tu non hai idea. Senti, per quello che costa, si deve ripagare fino all'ultimo watt. Bene? Che è facile mettere 1200 e fare famo cazzo del nostro PC, stiamo comodi, ma dai 210, non altri 4,50 quando la mattina si deve accendere allacciare la fascetta, capito? Allora vado a fingeronare, Per un Asus Z370 Pro un i5 8 6K, che RAM consigliate? Ma 370 Pro si digerisce praticamente qualsiasi cosa, quindi puoi mettere RAM che vuoi. È inutile, dipende quanto gli tiri il collo, però diciamo, poi visto il prezzo di oggi puoi anche azzardare con delle trezze. Attenzione, l'amici parte con l'insinuazione. La domanda è aggressiva, ma non è che niente se n'entra account di Gooder. Vado a fingeronare. Che botta. Stefano a 450 watt per una 2070 super?
Hai sentito bene? Lo sto attestando da ieri sera, Lo sto perché. testando, sto facendo perché io veramente faccio dei test per le case di alimentatori, quindi sto testando bravi, tutti i fingeronati, bravi. Bravi ragazzi. Basta adesso, basta. Basta. Ma quel PC raggiungerà i 350 a dì tanto. Oddio, cara 2070 Super non lo so mica. Beh, in idle. Il Bonadi dice: usato sempre oli di qualità. Il mio Twin Spark a 390.000 km. Se usavo il Serena di merda che consigliava Alfa, le bronzine si rompevano a 100.000. Ma chi l'ha detto? Per me va pure lì un po' a Ma se fortuna, segui eh. il canale, non puoi sapere chi è Gude. Non puoi non sapere chi è Gude. Io ho preso una VGA da 8,50 per la serie 3000 Nvidia, ma la scheda ancora non ce l'ho. E qui si usano 450 watt per una 2070 Super. Vabbè. Sì, Lelluccio, hai visto la risata com'era? Proprio spontanea, decore. Gio che si incazza. Oh, io sono fermo, non rompere. Vabbè. Vabbè, Gio, non è che... Scusa, le rame le ha volute bianche. Il distillatore se lo prende nero? certo. Ma non state a sindacare, no? Fa, io qui lo dico e qui lo confermo. Per me è Gude. Attenzione, Anamici la spara. La accendiamo? Con così pochi elementi? Vabbè, Perché Anamici c'ha il fiuto del gol. è un po' come quando chi era? Pinuzzo che si era messo de punta e aveva Sì. È tanato quell'altro là, eh. vero, è vero. Porta. La risata era quella, giusto Fabio, visto? L'ho colta correttamente. Urania, sì, è vero. Allora, ci siamo. Abbiamo montato. Allora, siamo pronti. Questo l'abbiamo fatto. Possiamo andare. Tutto questo estetismo dove è uscito? Sto PC finisce sotto il televisore. Guarda che, infatti, c'ha ragione. Sotto al televisore, che io guardo. Comunque, qua questo l'abbiamo fatto. Adesso è il momento di tirar su. Fino a qualche anno diceva che tra gli, anche gli youtuber tech che conviene avere circa il doppio dei consumi in TDP. Sì, per la curva, sì. La 2070 Super ha un 215 watt TDP massimo, ha un 3600X, quindi 65-90 watt. Il PC non andrà mai al massimo, quindi 450 vanno bene. Poi considerate che non lo uso per gaming, quindi automaticamente non si pone il problema di portarlo troppo al limite. Ma prendi. Attenzione, Arbola, tocca piano 32 giga di RAM per trasmettere RaiPlay. È proprio quello il bello, che lui. Oh, smacco. Eh sì. E Ma prendi qua. Ma i pezzi questi qui che so, in questi, uscita perché lui questo. periodica? No, sono i pezzi che non sapevo dove mettere. Questi sono i pezzi che praticamente se tu vuoi questo case diventa micro ATX. Praticamente scendere tanto così. Non ha senso nel tuo caso spendere 80 euro di ali solo per streamare, ma il mio alimentatore in realtà costa più di 100 euro. Perché non è SFX? Perché un SF Corsair 450 watt 80 plus gold full modular. Purtroppo quando lo sono andato ad acquistare non c'era il 550, il 75, c'era disponibile solo il 450. A me mi serviva. Guarda un po', ma quanto pesa sto coso? Tu so di tu. Espleta la tua funzione. Ma come si apre? Molto semplicemente, devi togliere queste quattro Beh, viti. non è molto semplicemente, non è slide. Beh, pensavo peggio, Io onestamente. RaiPlay lo vedo in diretta. Mamma mia, gli risponde così! Attenzione! Butta tutto, fa quella ferraglia. Oddio, coperto qua. Sono due camere, bicamerale. È Due bicamerale, quindi è chambers. bilocale questo. Sì, questo è un lato, devi aprire anche Ma l'altro. pesa 15 kg sto coso. Dillo a me. Beh, io vi ho visti per caso su Twitch, poi ho scoperto i canali personali, ho guardato cosa facevate lì, capirai, Arenante, se è persa niente.
Ma da quant'è che ci segui? No? Non me ne ricordo. Allora, questo. Oh, raga, questo coso farà 2 kg. 1,7 kg. A sportello. Senti, quanto pesa secondo te? Dopo che la bilancia. Oh. Questo fa 1,250 kg. Tu dici 1,7 kg. Per me 1,7 kg, cioè una cosa del genere. Guarda, non te lo dico. Il problema è come fai a pesarlo questo. Non lo so. O poi giusto può già. Metti unit qua. Sta in grammi. No, lascia. Ho di appoggiare taglio. No, lo metto così e lo reggo solo col dito senza. Chile no. Porca troia. Inquadra sotto, se no non ci credo. Prima 2 kg ho detto, poi ho detto, vabbè, 1,7 kg. 1,9 kg fa sto coso, raga. 1,9 kg a parete sono 4 kg. Già, sì. Ci sono case che non ci arrivano a 4 kg, oh. Allora. Non lo mette tipo su un mobile sospeso, picchio, Faccio prima girare il case tutto solo per lavorare, perché a scaramale si monta al contrario. Ma c'ha una bustina che eviti sto case? Scusa, però adesso mo. Che dopo? No, alza un attimo. Devo vedere il peso senza paradie, perché quello sono 2 kg. Come lo pesi? Che stai al contrario. Metto così, vai. Al contrario. Al contrario che è piatto. Ma questo in realtà così fa 3,5 kg senza le paradie. 3 kg, tiè. 3 kg, no, pure 4. 2,8 e 43. Quant'è? Che cazzo? 5 kg e 2. 5,2 lascio. 5,2 più 2,2. Stiamo a 10 kg. Vabbè, sono 5, 2, 7 kg. Ma a posto. No, quel cazzo, pesa 9 kg. Il paradiso sono 2. Meno male che non ci hai messo l'altro accessorio. No, poi pensa che ci metti il PC dentro, quanto arriva? Arriva facilmente a 12-13 kg. Compensa il telaio leggerino. Ma non è leggerino. No, il telaio ti assicuro che è leggerino. No, non è usato sto case. Pure i miei termotifoni sono in ghisa. Ottimo materiale per il calore. Vabbè, raga, questo perché giustamente dice l'ho comprato, sta lì dentro casa, da una vita. Usiamo. Questo però lo devo girare al contrario io. Ce lo lavora sotto sopra. O no? Sì. Dove l'abitiamo il distivatore? Sotto, qua. Con i filtri che si tolgono. Ciao. Quindi ciao. Soffia verso il basso. Buonasera. È per forza. Lo devo mettere al contrario. Cioè così sta sotto sopra. Questi sei piedini. Ok. Si fa un graffio, no, assolutamente. Però l'airflow non gli manca. Quello è poco ma è sicuro. Allora, per quello che lo paghi sto case, se cade si deve scomporre prima di toccare terra e ricomporre. Che cazzo è un Transformers? Stai, metti che aspira dal basso. Sì, devo girare le ventole quelle dell'Arctic. Allora, intanto andiamo a mettere. Non so Fabio dove ha messo i viti. Volevo andare a mettere la scheramare. L'ho girato al contrario perché la scheramare sta sotto. Come Fabio ha montato al contrario? No, questo se lo metti all'incon 3 devi montare il telaio di qua per avere la finestra di là, come nei case standard. Capito? Questo c'ha la scheda mare sotto sopra, ma non la posso girare. Se io questo lo ruoto, va a finire qua, quindi non può stare verso davanti. Per avere questo di qua dovrei invertirlo. Se lo inverto, allora ti ritrovi. Però capire, questo lo rismonta tutto per arrivare a girarlo, quindi lo metterò. È reversibile, sì. Allora, questo è da vedere se. Ma non è che i piedini sono stati messi al. No, questo è il sotto, questo è il sole, è che c'è il filtro, eccetera, eccetera. Questo qua. Stai lì. Di montare 57 da 8. Trovato un po' dei viti, speriamo che siano questi. Non so questi. Quando
Io comunque per PC muletto. Te potevi fare pure questo, eh. È un nostro vecchio case questa, una vecchia conoscenza, ce l'ho avuto sia io che Fabio a casa. Il marchio, provate a indovinarlo voi, considerate come lo tengo. Ditemi che marchio è, c'è ancora la nostra vecchia etichetta, col vecchio telefono. Questo era. Questo è un bel PC muletto. C'ha un po' di anni, eh? Io ce l'avevo rosso e Fabio ce l'aveva nero. Se lo metto ogni 2 mesi di smontarlo. Sì, comunque devo trovare le viti. Allora. Carino, eh sì. PC muletto e un PC secondario. Comunque bravo Fabri, anche se non sei riuscito a scriverlo. I dubbi arrivano, sì, dovrebbero arrivarci. Ma infatti vediamo. Comunque sì, è un Lian Li, un Lian Li di qualche anno fa. Vabbè raga, noi la vediamo. Poi ci pensiamo. Ma oggi che è? Serata case trash? Poi, ah, quando vengo? Sì, sì. Non lo so, però se poi metti in slot... Vediamo, se lo mettiamo sotto giriamo l'evento. Se riusciamo a metterlo in top, ma ce va, considerate che... Cioè, già il... Ah, scusate, è stata a guardare a me. Già il... Questo andrebbe qua. Per soffiare. Ok? Comunque c'è, non mi piacciono queste viti. Grazie, allora domani. Non so propriamente le so. Grazie, ciao, buona. Che viti mi fanno usare questo case? Vedi? Non so proprio dove l'ha messo. Queste si usano. Ok, allora questa la tolgo. Non mi piace. Le viti devono essere importanti e siano proprio le sue. Cioè, il passo giusto. Avete in mente l'alimentatore schifo del regalo? No, no. Purtroppo no, poi devo guardare sulla nostra sezione usato, ma ti dico già che non c'è. Questo no. Ciao Lino, grande Lino. Comunque questo case, mo, al di là del fatto che è grande, eccetera, 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 però è il fatto della modulabilità. Comunque qui c'è qualcosa che non mi guarda. Sta cosa un po' balla così. Andrà fissata. Andrà fissata. Sicuramente. Mo ci arriviamo. Comunque lo possiamo mettere pure qua, perché in realtà... Il radiatore è basculante. Sono le lampe che non si vedranno. Esattamente. No, il radiatore se lo mettiamo qua. In realtà la scheda video ci entra e non dà manco fastidio, perché poi questo viene girato, quindi va verso su. Se può fa. L'alimentatore va dietro in verticale, va qua. Ma la ribalti come bici e tutto. Sì. Questo non lo so Mauro come ha montato Fabio. Ma poi la ventola questa da 12, questa, dove la vorresti mettere? Perché una 12 loro te la danno. Per metterla? E che cazzo ne so? Bene. Le risposte quelle di un certo tipo. No, visto che te ne danno due, una ce l'ho messa, te pare che non ce va. Andiamo a fissare la radiatore, va. Non essere sempre polemico, metteci sta ventola e via. Senti, ma il fatto che invece la placca che tiene la schermata è basculante, no? A me sembra non scordare qualcosa. Sicuramente, mo dopo ci arriviamo, aspetta. Sopra ci deve avere. No, sopra, davanti, davanti. Davanti, bah. 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 Comunque, se vi servono risposte certe,
fate domande a Fabio. Che prima è, ma che cazzo ne so? È la seconda risposta. Lo sai, ma lo sai che avrò messo più di 100 viti? Se due me ne sono scordate, c'ha più viti questo del cruscotto della macchina mia, so. La stessa veste modale deve pesare come un palazzo di 12 piani? Non propriamente, però. Dai, non lo critichiamo troppo. In realtà, alla fine, quando è finita, in case che. O butta in salone. Non fa del male a nessuno. Ma Giustina ha provato il design di questo coso? Ragazzi, vorrei clonare il mio SSD 2.5 con un Osun NVMe. Potrebbe darmi qualche problema secondo voi? No. Se hai da Windows 10 in avanti, no. Se te la fa la clonazione, c'è un 5% di probabilità che non riesca. Forse anche meno del 5. Rassegnata, lo so. Si è rassegnata, ora giusti. Allora, questo abbiamo messo. Ma le donne in realtà quando si rassegnano è perché ti lasciano. Dice, vabbè, questa cosa non è importante e te la lascio. Come si apre sta cosa? Questo, come si apre questo? Non lo vuoi sapere. Dove le va queste? Non magari, tesoro. Ci sono delle viti all'interno. Che? Che? Ognuno di questi cosi si regge con vedi com'è? Ma chi ha progettato questa cosa? E ti dirò che sotto quelle viti ce ne stanno altre, perché tu levi quelle, levi solo sto pezzetto di plastica, levi. Comunque si manca una vite qua. Fammi vedere se ce la riesco a mettere senza. No, ce la riesci a mettere, davanti ci stanno altri fori. Devi leva. Questa. No, in realtà. No, allora aspetta, questo se leva così. Fermo. Vedi queste. Perché qua. Sono separati, non sono uniti. Okay. Questo è slidabile. Sì. E c'è una vite di qua e una di là. Ok. Però non so se esce con quel fregno di plastica sopra, eh. Quale fregno di plastica? C'è questo. Questo è un altro pezzo. This is another. Yes. This is another. Sì, sì, è un altro pezzo quello. Ma questo? Sì, questo dovrebbe salire, ma non può salire perché c'è questo. Ma no, è tutto un pezzo, fa la curva. E allora c'hai i viti sopra. Sei sicuro che è tutto un pezzo? Sì, è tutto un pezzo. E allora devi levarsi lì qua. Questa in particolare. Il case è simpatico, vittima della polvere, tante cose. A me il simo davanti sembra più un high-tech che lì lì. Anche. Ma non è un Lyalli questo, eh? Questo è un Rio Toro. Oh, andiamo, sei uscita. Devi levarla da là. Ma quando stai io? Dovrebbe. Qua, in alto, qua. Da ste parti qua. In alto qua da ste parti qua. Oh, se no questo sliderebbe, vedi che non slida. No, ok, ma tu dove mi indichi da parte tua dove l'hai svitato? No, della. Qua, deve stare. Qua. Questo è quello torto io. Ah, allora è su. Pensa, tutte e quattro i cosi si reggono con questo sistema. Ce ne stanno due. Qua sopra dei video. Ecco. Sì, ma alcune uniscono questo a questo. Ecco. Allora. O dovresti evitare quello? No, ce l'ho. Me ne sono preso. Va qua, evita. Volendo si possono montare due PC in questo case. È già tanto se ce ne infili uno. Sì, a posto. Penso c'è una gestione dello spazio che non vedevo così, diciamo, scadente da tanti anni. Picchio, ma tu hai visto, cioè prima di comprare questo, hai visto qualcosa, una recensione, qualcosa, o semplicemente sei andato su Amazon e hai detto bello, hai messo nel carrello avanti. È la seconda che ha detto. Dici? Sì. Dice, non è uno che si mette a guardare le recensioni, cose, dice bello questo, compro questo. Dici, eh? Sì. Che non si fa sempre così? Che yeah. No, questo era Patrizio. Qua c'è la. Era l'unico tabella. Reversibile all'epoca. Ma perché lo volevi reversibile? Perché lui c'ha la finestra dall'altro lato. Ma il 70 è tutto chiuso, no? Sì, che cazzo. Era effettivamente. Io a casa mia ci ho avuto l'S340 col vetro temperato appiccicato al muro per 4 anni.
Sì, è vero. Armando, non paragonare la mia Jeep a questo qui, eh. Sai che non ci arriva. Ah, oh, ce la devi andare, eh. Non è che non ci arriva. E non ci arriva. Eh no, ci deve andare. Fai e mi servirebbe più spazio. Più spazio non ce l'hai, quindi fatte basta quello che c'è. Però è un bel cabinato, eh. Ma si potrebbe camperizzare sto case, secondo te? Questo devi chiedere. A me piacciono i furgoni quelli camperizzati. Pure sto case si potrebbe camperizzare, secondo me. Questo diventa abitabile. Sì. Questo metti, o metti in vicino. Guarda che questo, se tu lo dichiari, te ci fanno pagare la tassa. Questa risulta come seconda casa. Ha fatto? Aspetta, non l'ho puntata, ci sono riuscito. Ma lo stringo. Ram bianche sul case chiuso. Vabbè, il lato comodo. Vabbè, non è che se erano nere ci potevano stare, eh. Ram in un case chiuso, punto. Perché dobbiamo specificare il colore, scusa, eh? O perché se è bianco deve essere messo in mostra? Non capisco sta cosa. Mi dissocio. Perché stai dicendo che non puoi mettere in mostra il nero? Razzista, Mamma mia, come nervosisco! Ho capito perché ci ha messo 6 giorni per montarlo sto case. Ci ha messo mezz'ora a mettere una vite. Quella lì è una cover, poi calcola che questo si unisce a questo con altre vivi. Bravo, Dio Walter. Almeno che sto a fare. A voglia! A voglia! Allora, ok, abbiamo montato l'alimentatore. Spellicoliamo. Ma al di là del marchio, sono curioso di sapere cosa ci devi fare con un veicolo semi-commerciale. Vai per i fossi? No, quando vado da Eurospin devo farmi notare, va bene? Va bene, che lui deve dire, io carico la spesa, metto... Oh. Ok. Attenzione, Gio. Sì, ma per sì, vedere non c'è bisogno di spendere la forza. Allora. Una mazzetta dei. Quindi mi stai di che sta ventola che tra l'altro gli ho fatto pagare, non possiamo metterla? No. Te devo fare un rimborso, picchio. Vabbè, arma però meno aggressivo. Che no, è questa cattiveria? Aggressivo, aggressivo. Poi abbiamo la schiera. Mamma mia, oh. Falcon 3. Che cattiveria, ma. Mica posso fare un Q7 benzina nuovo concessionaria, eh. Sì, mi raccomando. Lo so, non ti preoccupare, picchio. Te lo posso fare a mano quando ci vediamo domani, questo? Scusate, mi serve un pacco di mezze maniche. A chi mi devo rivolgere? A Tizio e Fiorentino. Ah, non c'è il Type-C sta scheda madre. Ma guarda un po'! Non glielo dico che ti dice cambia. No, ma che sei matto? Ce l'ha, che non, non l'ho visto io. Fa un po' strano monta al contrario. I gavetti, le cose. Non ci dormirò stanotte. C'è gente che non dorme per molto meno, picchio. Allora, promo, non lo so, verso 9, 9 e mezza circa. Ma non so se ci sarà né dove, questa è una cena fantasma. Devi dare ancora i processori, se sì, quali? Tutti quelli sono dell'IDAB, gira. In realtà la serie 11 non ci siamo attrezzati per... Ma a me di questo c'ha due Type-C. L'unico che c'ha due Type-C è l'unica scheda madre che non ce n'ha manco una. Applausi per... Vabbè. Però c'ha due USB 3 on board. Però sto case no, perché sto case è talmente avanti che esce direttamente con i Type-C. Ora hai preso anche Asus. Abbiamo alcune cosette, Marco. Qualche scheda madre e un po' di schede video. Sì, lo so ormai, che scherzi. Prendi una Carbon Pro. Ma non serve suntarmi la macchina se quello che vuoi fare in realtà è rimapparmela. Che vuol dire prendi una Carbon Pro, te dice picchio? Non ho capito.
Lui vuole una 0590 carbon. Non è. Muta, ha montato subito. Penso manco se gli dai 50 euro sotto. Ma l'ho appena montato, tutto fatto. SSD messi. Ma poi con questa che ce fai? No? Il carto è dissipatore. Vabbè, picchio e picchio. Se ti chiede smontare la Yasmo. Vedi l'occhio della tigre? Posso avere qualche delucidazione sul deleting? Stai dicendo veramente, Vicchio? Sul deleting. No, che buttate. Guarda, peccato che non è micro ATX, se no ci facevo il PC stream. Però è full ATX. Ma fallo ATX su PC stream. E mo fammi ATX! E tanto li mette per terra, che cazzo te frega, fallo ATX. No, voglio mettere il P360A. Quello piccolino, Vantex, doppia ventola frontale. Perché l'ha capito, Picchio, stiamo a lavorare qui, eh. Poi quel discorso scheda, dobbiamo fare sempre quel discorso scheda d'acquisizione. Io sto lavorando... Per me. Per me. No, sto lavorando per vedere se è fattibile. Allora, fino a qua siamo arrivati. Deleting. Ma no, dai, è montato, dice. Avevo detto di essere ufficiale di un altro marchio oltre che MSI. Tanto, guarda, ormai Picchio, qua tu te sei incartato. Quindi la situazione è... questo andrebbe sbragato di fatto. Non è che cambiando una scheda madre risolvi il problema. Qui la cosa che dovrai cambiare è il case. Sì, mo te dice pure sbraga, metti... Case e scheda madre. No, no, perché è tanto carino. Come fate a fare i lavori a metà? Che stai aspettando? È finito? Sto contemplando il retro. No, la scheda madre. Vabbè, dipende come la vuoi vedere. Per me quella è il retro. Per te. L'Evolvix dice. Sta a lavorare. Chi? Casomai sta a lavorare. Muletto con l'Evolvix. Ti dico no, se fai il muletto con l'Evolvix e il PC principale, con che lo fai? Lo hai? Sì, ce l'ho sia antracite che neo. Ma no, ma al massimo nel P400. Picchè. È grosso l'Evolvix, eh. Cioè l'Evolvix è quello e non è piccolo. No, poi mi incazzo, perché dopo il culo che ho fatto per montarlo questo. Ah, boh, prendiamo ammazzate. Due ore l'ho messo. Cioè col frullino lo taglio questo, vi rimetto dentro al cartone. Vado a cucinare per domani sera. Ma sì, infatti si può prendere, sì, sì. E Picchio si è incartato perché ha fatto le testa sua, non si è fatto consiglia, adesso è incartato. Vai con nero. Cioè? Io ho fatto... Che vuol dire vai con nero? Oh, tu almeno ci hai lavorato un'ora, io ci ho lavorato più di due ore. Ma perché sei te che sei lento? Io ho finito. Ma c'ha due anni sta roba. Ho capito. Io pure due anni facevo... Due anni più di vita qua, per montare sto coso. Quindi, vabbè, no, per spostarlo ci vuole poco, però devo capire. Per il muletto, vabbè, in realtà questo è il monoblocco. Sì, è il monoblocco, si sposta. Ma non ti sembra un po' troppo vogliamo... il muletto? Aspetta, scusa una cosa, Picchè. Fai tu che sei più convincente. No, no, non è te lo convince, nel senso. Vuoi vedere il P400A? E lascia le servirte. P400 però lui dopo, se tu gli dai il case con il vetro, lui poi ce l'ha dall'altro lato, poi si incazza. L'Evolvix c'ha il vetro da tutti e due i lati, ma non è che lo puoi mettere al contrario. No, appunto. E quindi? No, adesso, dopo comunque tu tutto il lavoro che gli fai lui non lo vedrà, no? Perché lui a sinistra c'ha il muro da come lui dice, adoro l'Evolvix. Sì, ma non vedresti l'interno. Vedresti la parte The Dark Side of Evolvix. La parte che i cavi vedresti. No, neanche, perché poi sono pure nascosti, c'ha il coprimagagne, quindi non si vede niente. Sarebbe un peccato. Se no l'Evolvix dovremmo prendere il Mi. No, manco. No, va bene anche a sinistra. Ma come lo metti in salone? È una bestia di Satana, enorme. Io se vuoi te lo prendo, però è grosso, eh. Cioè, non è un case da salotto. Non che questo lo sia. Allora, però... allora. Time 18.07, dobbiamo accelerare. 18.07, sennò... bisogna prendere una decisione, eh? Che decisione prendiamo? Cosa dobbiamo fare?
Dobbiamo procedere, chiuderla qui. Devi cambiare il case, devi cambiare case, scaramate, devi cambiare tutto. Questo lo buttiamo e rifacciamo da zero. Guarda, è ottimo, il mio PC streaming va benissimo. Un po' ingombrante. Sì, un po' grosso. L'affianca al comodino in camera a letto. Sei un estete anche tu. Sì, e lui ce l'ha come baciura, non hai capito? Si accende la luce, levo il VIX acceso. Boh, buttava. Levo il VIX che c'ha, Type-C. Sì. Ce n'ha uno. E quindi comunque non può attaccare uno. Vabbè, ho capito, ma se sopravvive pure senza sti cavoli del Type-C frontale, no? Cioè questo case c'ha due USB 3.0, due Type-C, però non è che vanno utilizzati. Vai di Carbon e Volvix. Ma perché i nemici tu lo porti sulla cattiva strada? Prendiamo il Volvix e MSI. Non ce l'ho la Ace, non è che le cago. Vai in bagno a cagare una scheda madre, per favore. Lo montiamo un'altra volta. No, no, che montiamo un'altra volta? Ci metto zero a montarlo. Voi vedete sempre, io monto lentamente, ma se vado di corsa in realtà ci metto poco. Sono le 6 e 10, cioè ho un'ora e 20. Ne posso montare 2, 3 dei PC. 5,90. Ma metti una gaming carbon. C'ho o la 4,90 carbon o la 5,90 la force. 5,90 force. Niente, non ha, non ci sono problemi. In realtà guarda, ci abbiamo pure la 5. No, quella è una B550, B560 TAF. Che con l'11.6K in realtà. Puoi fare. Aspetta, che vedo se la forza c'ha il Type-C. Ce l'ha. Che cazzo ne sai? Uno ce l'ha. Niente, il P400 è un bel case. Ma lui il case non lo convince molto. E in realtà ce l'aveva, dice lo usiamo. Poi mano a mano che lo stiamo facendo, forse colpa anche vostra che avete parlato male. Lui ti dice la meglio 590 Kai è quella. Ah, forse. Ce l'ha il this one. This one, eccola qua. Questa è molto bella stasera. Dai, comincia le orche. Oh, tempo, vai. Start of timer. Allora, sei basta, sicuro? Mo ve lo dico, niente chat fino alla fine, qui si devo sbrigare. No, tu leggi, io monto. Allora, no, sei sicuro? Picchio, sei sicuro? Vado? Stava rispondendo a cosa, Leonardo? Me lo so già scordato. Ciao a tutti, Gabri, grande Grabiball. E Gabriele, grande Gabriele. A Picchio, ha mandato la mail, Gabriele. A Picchio, ma visto tutto questo investimento, poi la compriamo una tastiera seria? Ah, mi hanno mandato quel listino di cui parlavamo, Anami, mi sono scordato di dirtelo. Vai. Vale. Sei pronto? Sì. Via. E tanto non lo metto a vista. Vinciamo lo spazio. Lo lascio qua. Respirare. Allora, si comincia. Cambio. Attenzione. Cambio. Cambio. Cambio tutto. Cambio tutto. Via, si parte. Ma lo faccio. Sta lontano, raga. Lo faccio. Buoni. Buoni, sta buono. Comunque... vabbè, la risposta è no. Spacchetto, eh? Perché fanno le cose che poi non sono convinto? Non lo so, non lo so. Perché domandi queste cose? No, te lo dico questo. Te lo picchio, te lo dico adesso. Questo coso. Te lo riprendi, eh? Non te sognare che me lasci sto mammozzone dentro al negozio, eh? Giveaway! Ammazza, oh. Sabono che picchio, ha cambiato idea, devo smonta tutto, Sabono. Sabono. Te lo credo, era un case di merda, dai, era brutto, si vedeva, era una merda. Non è vero, non si può dire dopo, non si dice dopo, Adesso te lo posso dire. No, non lo puoi dire era dopo. Era una merda, no, ragazzo, no, no, sì. No, no, diciamo che era poco appetibile, dai. Rimaniamo sul politically correct, eh? Tanto salutiamo Salvatore, ciao Salvatore. Giustina non lo vuole, non vuole il case Giustina, Giustina ha detto no. Quale non vuole, quello nuovo o quello vecchio? Quello vecchio. No, sto catafalco. Manco io lo voglio, come la mettiamo? Giveaway.
io appoggio qui vicino al secchione, io. Ci metto un minuto, eh. Cambia case, ma dai, hai fatto la vendita della scheda, ma hai scalato il seriale? Ci messo io, ora la faccio a mente. A mente. Ti ricordi manco il tesamagnato a pranzo? A mente. Gli devo scalare sta ventola che giustamente non la vuole. Le lasciamo al tolettatore. Perché al tolettatore? No! Quello poi c'era un pericoglione e c'erano le leghi in tosce dentro. Perché ci ha avuto due o tre scambi e gli è rimasto simpatico, ma perché l'ho conosciuto in modo più ufficiale. Allora, aspetta un secondo. Siamo a 2 minuti e 31. Leva mercata parco, tiè. Poggio con laggiù. Aspetta, tiè, ti regalo pure il filtro. Tiè. Grazie. E vitarelle? E mo' vitarelle recupero man mano che faccio strada qua. Allora, nel frattempo passiamo qua. RAM. No, questo è sotto. È la seconda volta nella nostra history che succede una cosa del genere. Che ti fanno fare un cambio. Chi ci aveva fatto fare l'altra volta? Non mi ricordo. Uno che non gli piaceva qualcosa e ci ha fatto fare. Cerca di non mischiare. Guarda, tu basta e me levi i vetri dall'Evolve. Perché in realtà finiremo, se tutto va bene, entro 30 minuti. Anche meno. In teoria. Quindi non c'è tutta questa fretta. Allora, picchie, ma invece con sta scheda madre, che cosa ne faremo di questa scheda madre? Teniamo tutto, poi quando viene ci parliamo, dai. Sì. Allora, faremo un cambio in corsa. Il cambio in corsa che verrà fatto è sul pezzo più importante, cioè. E che è la scheda madre. Pure la mob vuole cambiare perché vuole mettere sbrapram, una mob comunque sia bella esteticamente, quindi questa mettiamo il cappuccio di qua. Dice metti pure una 3080 e poi Giavicchio ha deciso di cambiare. Sì. A ricomincia, a rismonta tutto. Picchio fa tipo, sai quando te vai a comprare da vestino? Poi senti, mi piace? No, non mi piace, la mai quell'altro. Esatto. Questo è tutto di questa? No, quelle sono pure del dissipatore. Queste sono del dissipatore. Poi il resto sono sempre del dissipatore, però non ci servono. Vabbè, tu quelle che ti servono quali sono? Così te le ho lasciate. A me mi servono quelle lunghe del dissipatore. Queste qua, sì. Mi servono queste per sopra. No, non mi servono quelle per sopra. Sono queste quelle per sopra. Quelle sono dall'alimentatore. E qua quali ci vanno? Ci vanno i pomello. Queste. Allora, questa è fatta. Ho messo. Come cambia pure il dissipatore? Oh! L'Asus, tieni da là, la regaliamo a qualche follower meritevole. Dice. Poi vediamo. Chi paga? Non lo so. Tu intanto picchio, quando ci vede cambiare devi cambiare. Peccato, era bella sta scheda. Davvero un cazzo, molto meglio quella. Vabbè, certo, non si possono paragonare due, no? No. La mascherina di questa è rimasta da qua. Da qua. Cioè già da questo capisci? Dal rumore che ha fatto quando mi ha data che era questo. Allora questa ce l'ha integrata. Vabbè, è un'altra scheda. È un altro segmento, non per mica per il brand, è per il segmento.
di sta scatola che ci serve? Vedi? Bigini M2 glielo lasciare là già pronti. Sì, ma non uso quello. Sono uguali, eh. Ciao piegatore! Ok. Va bene. Te posso fare più spazio? No, uno posso mettere a sede. 8 minuti. Ci ha montato oggi? 3. Quanti clienti? 2. 2. Com'è possibile? Sì, quando non sto in modalità. Aspettate, eh. Quando non sto in modalità live, vado leggermente più veloce. O perché sono abituato. Ok, adesso. Preferirei stop, se possibile con la cromatica nera. Guarda, quella in stop è solo nella. Quella in pelle ce l'ho al contrario, ce l'ho tutta nera. Ma mo prendiamo un paio di punto ro. In che senso? Dimmi subito, eh. No, questa è un Evolve X. Che cosa? Aspetta un secondo. Che serve questo qua? Spiegate. Questo ne ha certo. No.
Fatto, fatto, fatto. Uno che gli piace evidentemente, Arvo. Lui, ragazzi, Vicchio fa, lo ha detto più volte, lavora... Fabio Generoso ti fa pagare solo una settimana, neanche uno. Lavora come fonico. Poi... fonico è riduttivo, io ho detto una cosa, poi responsabile tecnico audio, poi vi dice tutto lui. Tanto quanto pensi che dura quella? Dura. Ma che comunque no. Vabbè, poi no, poi vi racconto tutti i ragionamenti che ho fatto dopo ieri sera. Poi vi do pure quella montata, però... Sì, è un problema di dover verificare. Va bene, dai. No, perché a casa sto, insomma, con gli attrezzi, non so niente. No, dai, è tardi, lascia le stock. Ma perché? Non ho capito, che volate fa? Dimmi. No, Benito, non c'era. Ho controllato. Che volevi fare, Vicchio? Dimmi. Non c'è fretta, Vicchio, sono le 6:30. Sta benissimo, piegato. Sta benissimo, oggi ho formattato, sta benissimo. Ora lo finisco di testare, sta lì dietro fino a lunedì e poi ciao, Blerpo. Nulla così, ok. Dimmi che vuoi cambiare, vento, che vuoi cambiare? Dimmi, picchie, dimmi. Io ho 3.000, ci stai, io volevo regalare, ma lui non la mette altre. Che vuoi mettere? Vuoi cambiare quelle davanti? Vuoi mettere 3 ventole davanti invece che 2 bianche queste qui? Vuoi cambiare le ventole del case? Intendevo, prima che mi stufa ve lo cambio io. Giusto, l'unica cosa che magari è più difficile da cambiare sono quelle del dissipatore, perché poi se ci metti delle ventole che non sono fatte apposta per il dissi, magari perde. Stiamo al touch VIP, la compagna ha visto i due gattini, mo li vuole pure lei. Belle cose. Ah, 6.000 con 60. Oh, però sono contento, Ble, sono contento pure che ti è servito magari un po' vedere i video di ieri per arrivarci, Che cavolo. Picchio da una mezza pulita le scatole, tanto tu ho capito che non sei amante, no? Cambialo subito l'aglio, no aspetta, Fede, io intendo... No, non è l'aglio, non ho capito. Certo, bene, sono contento, Blair. 3 ventole se ti va, Fiorentina approved, ma solo se ti va. Ma certo! E poi ti dice a te, butta tutto. Allora, che ventole mettiamo, Ale? 3 ventole per dove? Mi sa per il frontale, perché davanti c'ha 2 da 14, a meno che non ci mai 14 pure. Ne mette 3 da 14. Se no ti mette le 12. Però 3 da 12. Perché leva. Perché dovresti dare quelle due là? Perché se vuole mettere a LED. Ah. Adesso non c'è. Guarda, lui voleva le Mirage. Però poi che fai? Dietro lasci quella? No, mettiamo 4.000. Scusa, posso farmi i cazzi miei? Metti questa davanti e una Mirage dietro, perché davanti non si vedono i LED. Questo sarebbe la no, cosa. Almeno è così. Uno spende meno, due, ci vanno 94, sì, ci vanno 3-4. E allora questa sarebbe la solution. E metti solo una Mirage dietro, dici? Certo, non c'ha altri LED, perché nel senso che comunque il dissipatore non è a LED questo. Sebbene quello sta sopra. Sì, infatti. Io, se fosse il mio, andrei a metterei questa davanti e ce ne 3 uguali da 14 davanti, flusso d'aria da paura e dietro una Mirage. Una però. Comunque no, l'assemblaggio non costa, ragazzi. No, oddio, non lo so. Aspetta, questi sono pezzi al terra che non lo so. No, vabbè, a picchio, poi picchio fa un discorso particolare, lascia fare. Dare avere, scalare. Scalare, rimappare, fare, lascia fare. Non ce l'abbiamo i Corsair. Ok, vai. Allora facciamo no, così. Beh, ma sì, no? Eppure esteticamente più gradito. Ma vuoi fare una lanciata?
No, non mette quelle. Una. Dove le metti, scusa? Una prismatica. Ma dietro. Picchio, ti fidi di me? Sì, ci va 360 in top qua. Dimmi solo se ti fidi di me. Ok, ti fidi di me, ci penso io. L'ok vai era per quell'altra. L'ok era per quell'altra, ma qua non me puoi dire da no. De qua, io de qua. Mi sento male, picchio. Questa dietro. Assolutamente, a posto, vedi, risolto. Mamma mia, che spettacolo, finalmente riesco... A montarne una perché che cazzo hanno tortato qualcuno. Ma deve essere un po' allora un velo di trascitudine all'interno del PC ci va. L'ok te lo do io, un amico è un altro fan di Beh, gli amici siamo d'accordo su poche cose, eh. A Luna Park tutti e due a guardare le lucette. Sì, ci mettiamo sotto tipo i bambini, vabbè, non lo posso. Non puoi dire, non puoi dire, mi dissocio. Non lo posso. Però siamo capiti. Bambini piccoli. Dai che a Giustino piace, dai. Io comunque sogno un PC solo con queste. Tu immagina, sbregatele queste davanti, sbregatele queste sopra, sbregatele queste dietro. Aspettavo, la sentisse male. La sentisse male. Sì, poi hai capito, no? Sì. Molto punto ROM. Sì. Attenzione, Matavitz. Grande Roma Sedi. Saluti dalla Romania, che dissipatore. Attenzione. Questo te posso attaccare qualcosa io qua? No. No, queste sono le Corsair. Non so le G-Skill. A me l'amici dice, no, quelle, queste ventole con le RAM da G-Skill. È tutto Asus. È il prossimo PC da amici. Mamma mia. Ormai vado bello. No, vabbè, ma è giusto, dai, che cazzo. Non sei buono? Vabbè, ma questa una ci sta perché è un tocco. Cioè, questo è il tocco che fa vedere che ci hai pensato. Comunque, questo case è bello. Bellissimo questo case, questo è proprio stupendo. Poi almeno con tre davanti c'è lo stesso effetto cromatico. Quale cromatico? Non so, a cromatico, ho capito, però se le guardi sono tre ventole uguali, è brutto avere due ventole in tipo. Ma tanto la cosa bella di questo case è che davanti, essendo chiuso, non le, lo so, ma se ti capita di guardarci dentro lateralmente lo vedi, no? Non c'è sul sito perché era l'ultima, già avevamo fatto sparire una. Ricorda, stai tranquillo. Che è Conquibus? Conquibus è la differenza. Ah! Anche qua, picchio, con te non c'è problema. Pronto, si fixa? No, dimmi tutto. Guarda, se ce l'ha in garanzia non è un problema, ce lo porti e lo vediamo. Ah, ok, da adesso. Certo, sì, sì. Va bene, portalo. Dalle 9:30 alle 18 domani. Va bene. A domani allora. Ciao, ciao, ciao. E devo aggiornare i componenti in descrizione. Sì. Sì. Ma allora, piegatola, da un voltatina io eviterei di dartela in realtà, perché col cambio di scheda madre c'è stato un calo di temperature, anche abbastanza apprezzabile direi. Il che ci fa pensare che quella precedente c'ha qualche problemino.
Insomma, 400 di quelle sono esattamente 11. Penso che se adesso tu ieri a Stefano di cambiare ti spara. Perché... Che vuoi cambiare? Evento davanti. Amico, per me staremo contro, amico. Vabbè, ma gliel'avrei detto pure io, ma onestamente non si vedono. Cioè. Stasera 21:30. 21:30 ci sto io. Ci sto pure a pensare di che c'è stasera alle 21:30. E di meno a tutti. Mo' è cambiato tutto? Un bellissimo disco. Ah, per te, Sergi. Ah, ok. Allora, com'è temperature di piegatore in idle e in full load? Com'era? Sai che già in idle stanno circa intorno ai 35 gradi e in full però, full nel senso che ci arrivi con AIDA 64 a stecca, arriva a 90 gradi dopo un'ora e mezza. Prima però faceva 96, 96. Prima arrivava a 100 e ci arrivava pure sui giochi che non sfrutti il processore al 100%. Quindi conseguenza. Ah, era una domanda. Ok, non c'era appunto interrogativo, Andrea. Certo, sì, 21:15, 21:30 circa. Tra l'altro devo far vedere cosa è successo ieri sera col Fiorentini. C'ho un video top. Gio, io penso che il prossimo PC lo farò full ecosistema Corsair. Farai la velocità di Stefano, guarda. Stefano piace tanto montare il full Corsair come il full NZXT. Lui è proprio amante. Sì, sì. Amici, ma in base alle uscite delle tastiere, se non esce una tastiera entro il 10 novembre te ne shoppo 4. Beh, onestamente è un'altra cosa, eh. Vabbè che questo cioè, non lo so, io chiamare questo muletto è meglio del PC mio, cazzo. Il che da una parte mi fa capire quanto il PC mio si va a me da oggi. Però vuoi sapere il cronometro? Siamo adesso te lo dico 24:22. Attenzione, un Evolve X assemblato in meno di 30 minuti netti. Con tutta roba RGB e spostamento alle ventolame. Che si vente? E fanno così corte sti cavi. Per rompere il cazzo a te. Grazie. Questo mette forza acqua, poi dopo sistema. Poco più di 300 euro, Marco. Dai che parte il treno, non c'è il treno qua. Tra un po' parte qualcos'altro se andiamo avanti così. Stefano si sta sbrigando, non è che c'ha paura di fare altre modifiche. L'Evolve X non è quello di piegatore? Esatto, sì, però esatto. Quello di piegatore è antracite. Questo è Neo. Un giorno riusciranno a ottimizzare tutti quei cavi con meno attacchi e pin da parte della Mobile PSU? Boh, guarda, purtroppo il problema dei cavi è che per rendere un sistema compatibile con tutto necessita purtroppo di una quantità di cavi incredibile. Quello che nasce... Poi ci mettete pure ste cazzo. È per quello che Stefano odia le lucette. Ma le sono più cavi da montare. Sono più cavi. No, li apprezza più... solo chi non. È come quando dici mi fa una bella tartare. Quello ti fa un bucio culo per fare la tagliata a mano. Ecco perché mi piace la tartare. Certo. Io perché fa schifo. Non avevi detto che erano finiti. Allora, sono finiti, Luca. Però ne ho trovati. Pensa proprio stamattina, mentre caricavo il furgone, tutto documentato. Mentre carico le poltrone di The Don, altra gente che ho ordinato poltrone, mi sono trovato queste due scatole sotto altre scatole, sotto altre scatole, sotto altre scatole, con questi due Evolve X. Che ho detto, tan vedi, ho due Evolve X. E l'ho portato al negozio. Giustamente Vicchio dice, mi sa che la 3090 la sposto su questo. Mi sa di sì. Sì, siamo messi meglio, Patrizio, però è pure vero che negli anni la quantità di cavi e cavetti... Ma questo in realtà...
Scusate, ma li vale tutti i 248 euro questo case? E su questo può risponderti meglio Stefano. Sì, li vale perché per chi assembla o per chi comunque si trova a montare, a metterci le mani, si rende conto che è un ottimo case, sia a livello qualitativo e sia a livello organizzativo. Quindi devo dire che... Organizzativo, che cazzo è? Organizzativo perché è come tu organizzi, no, come tu organizzi il lavoro con questo, con altri non viene così bene. Quindi devo dire che è studiato bene, progettato bene. Qual è il case? È un Fantex Evolve X versione black. Sì, ma una 3090 con un 11, in effetti un 11.6. No, non è la 3090, ragazzi. No. Ah, se ce la sposta. Credo. Sì, sì. Manca black qua perché l'abbiamo cambiato in corsa, questo è il problema. Piegatore, grazie niente di tutto Ste, Fabio, oh, l'ho visto adesso, grazie grande piegatore, grazie a te, grazie per a la te. Pazienza è infinita a che... questo punto ti dico Stefano ha tolto la metà dei cavi che c'erano, sì, devi rimandare una scatola. Ah, l'unica cosa piegatore non ti ho detto, ti ho eliminato quel VGA holder, il fake VGA holder, che in realtà non tiene nulla, e mettendo la scheda audio su uno slot PCI Express libero mi sono reso conto che quella cosa intruppava ovunque la mettessi, quindi ho detto vabbè la tolgo, se è un problema cerco di mettercela lunedì, domani, prima di spedirlo. Attenzione, Benito fa una domanda molto aggressiva. Ste, case peggiore su cui hai lavorato, escluso quello di prima? Il oddio, case peggiore no, ce ne sono stati tanti, dipende su che fascia di prezzo, perché se attenzione su... meno a tutti, troppa 10 sacchi così grande, ma a tutti i soldi per la cena di domani grande. Dicevo, il case peggiore forse, guarda, recente, perché poi quelli vecchi non me li ricordo, perché se vai indietro indietro capirai è facile, vinci facile, prendi case vecchi strutturati in maniera... Tanti Nox Acer 3. Sì, capito. No, però case recenti, quel... che cos'era? Fractal? Meshify, quello lì complicatissimo, che per lavorarci, quello di quel cliente dei coso. Pensavo proprio da Roma Sedi, era... Non era Meshify Roma 6, io sì. Sì, era quello complicato, si smontava per sopra. Che ci abbiamo smadonnato live. Abbiamo smadonnato un parecchi, però. Adesso non ha trovato lavoro, mi ha detto, ho fatto solo le visite mediche. Aspetta che lo chiamano in realtà. Penso se non lo chiamano. No, lo dovrebbero chiamare. Lo so. Quello prima era Rio Toro, sì. Sì, il problema dei Meshify è che noi già quando l'abbiamo trattati più di un anno e mezzo fa erano buoni, con buona qualità, ma già ti rendevi conto che era vecchiotto il progetto. Io c'ho il Fractal 1, non vi piace? No, no, chi ha detto? No, non è che non mi piace, c'era un modello particolare che era di fascia molto alta e lavorandoci mi sono reso conto che è scomodo per lavorare, quindi mi chiedi qual è il case giusto. Era tipo, lavorare? Non era il Meshify, quello era tipo il Define R6, questi qua. Sì, una cosa del genere. Oh, ciao Samuele, attenzione, Samuele ogni tanto ritorna. Chi? Ciao Samuele! Oh, che è successo qua? Perdita di liquido da parte del vecchio di... custom? Eh no. Invece? Qual era il vecchio custom? Niente, va piano 3070. Dai, questa sarà rotta. Andrea, quella è brutta quella cosa che abbiamo visto, eh? È ossidazione da sgocciolamento continuo. Quello è continuo, eh. Fai vedere bene in cam, zoom. Questo qua la colata, la vedete, eccola, contro luce. Lo so, quella ha pure camminato. Ha camminato. Cazzo. Ma funziona sta scheda? Beh, non lo so, se ce l'ha portata penso di sì. Lo scopriremo a breve. Cazzo, non mi ero accorto. Che dissipatore c'hai prima? Quella è acqua, eh. Voi dite che non perdono liquido. Oh, quelli che vendiamo noi no. Che te devo dire? Per quello gli ho chiesto che dissipatore era prima. Ma era un custom per forza? No. Come ho detto. Cioè, vabbè, ogni tanto quel PC ha bisogno di una doccia.
Non credo proprio, Gio. Minimamente proprio. Attenzione, questo è un momento di suspense. Fino a che non lo accenderemo. Chi è il cavo? Speriamo che va, eh. C'era un custom. Dovrebbe aver seduto. Mi sa che sono io davvero. Zio io. Tiè, puoi accendere, fai vedere, ho fatto. Accendi e dimmi se parte. Molto lo dicono loro se parte. Eccomi. Sta mania di metto lo scooter in doppia fila. Che fastidio, guarda. Vado. Guarda quanto cazzo è bella sta ventola! È quella che ho scelto io, ma è tu. Che dici? Molto dico. Ah, vediamo che intanto, C'è nato, a video c'è nato. La diamantata! Dai, è figa, dai, non mi puoi dire che non ti piace, cazzo! La diamantata! Beh, dal vivo è più bella che in camera. Figa, dai. Figa. È andata a video? Sì. Mo aggiornavo subito il BIOS. Ovviamente Windows 11. Cioè, non te lo devo neanche chiedere, no? È un po' inclinata sta scheda. Servirebbe... Un po' d'anno? Un holder. No, su questa no. Con questa no. Dovete... Se magari qui c'è quello della 3090. Ma non penso. Eh no, perché serie 3 è diverso, no? Quello di 80. Te devo dare un order se lo vuole mettere sempre. Che cosa è diverso? È diverso l'order da serie 3, non porta niente. E magari c'ha un order. Niente, qua te danno il righello, te danno. Danno il portachiavi. Questo. Questo hanno amici, per questo si sentirebbe male. Quei centimetri è un amico, così devo misurare quando... Vabbè, non posso dire, se no mi devo dissociare. No, perché poi quando vedi... Vabbè, vo faccio tipo Rebus. Quando un amico vede queste scatole o queste schede, o sto marchio, a lui gli succede una cosa fisiologica. Con questo potrebbe misurare il suo grado di apprezzamento. Ok? Eppure è bello rigido. È un legno PCB questo. Sapete che a nord dicono che per Windows 11 bisogna aspettare a metterlo? Ma noi lo stiamo mettendo, io ce l'ho pure a casa. C'è stream, c'è gioco, ci faccio tutto. Cioè, arriva sicuro a fondo scala, dici, eh? Beh, amici, se non ci arrivavi sono 10 cm, Picchio, quanto vuoi? Coordinate di dove sta... è vero, Money! Su questo righello ci sono delle coordinate, è attenzione, vero. È tua scatola, è tutto. Tocca fare la spedizione. Le coordinate, queste qui, ti dicono dove è stata fatta la scheda. C'è pure il QR code, in realtà. Una piccola chicca. È vero, Ami? Questa qui però non ti arriva, questo. Non ti arriva questo. Questo ormai sta fuori scatola, quindi non ti arriverà. Mi dispiace. Poi quando vieni troverai questo mio bel portachiavi. Il BIOS è già l'ultimo. Aspetta, il mesh up l'evento, allora fa. Ah, così che spedisci scatola. Ah, mi metto le ventole dentro la scatola, non si sente male. Stai, lo so che il VGA Holder era fake, infatti ne ho un altro, però mi piaceva per estetica. Ma guarda, io se voi cerco di fartelo rientrare, però si vede che io ho piazzato la scheda audio dove dovrebbe stare, né troppo sotto la scheda video né troppo in basso, perché in basso c'è un altro PCI Express 16, e quindi di conseguenza quel VGA Holder non me ce va. Se vuoi ci provo domani a metterlo, però te lo rimando smontato. Non avete fatto arrivare che te caccia Vito. Ah, comunque vi piace? Quanto ci abbiamo messo a montarlo? Lo stoppo, vabbè che tanto già saranno 3-4 minuti che...
37 minuti, fai conto mezz'ora, dai. Mezz'ora, dai, per svoltare. Il in 30 minuti poteva essere il titolo da live. Bello. Che poi questo è finito, eh? Sì, è sì. È chiudibile. Possiamo pure chiuderlo mentre... E quello glielo mette prima. Ma come fai a sapere qual è il VD e qual è il Subrent? Qual è? Il VD e qual è il Subrent? Ti rimando vina. Ma che ha detto, vuole l'holder o no? Ma il frontale è diverso perché... Sì, è diverso perché sì, non è chiuso. Ciao Andrea. C'è il mazzo, no? Ho preso il mio. Ah, altro. Non è sceso. Non volevo essere aggressivo. E devi essere aggressivo, devi far sentire la presenza. Ecco di picchie. Picchio, ma ci vuoi un holder? A parte dovete se ce l'ho. Vedi tu se ce la fai. Va bene, se domani ci provo allora, piega tu. Comunque la parte... Allora, la parte davanti, non so Fabio dove l'ha messa. Ah, eccola. Questa quando si aggancia ha dei LED. Quindi mettendola fa l'effetto... Mo' ve lo faccio vedere. Fa l'effetto, si illumina. Cioè, vedete, guardate davanti. Come si aggancia? Partono i LED. Vedete? La parte dietro di questo case è praticamente spettacolare, perché c'è il vetro che è molto fumé, però non si vede la mazza, raga. Tiè. Non c'ho più alcun tipo di holder delle serie più vecchie, niente. Quante volte ce l'hanno buttato qua. Questo poi si chiude e da davanti il frontale se si scollega, si spenge, sgancio rapido, si tira su e ci vanno quattro viti che sono quelle che tengono ferme l'apertura del vetro, anche se è leggermente calamitato, è incastro, perché se uno lo apre spesso non c'è bisogno di mettercele, però ma dopo ce le mettiamo. Questo poi si chiude così. Poi qui ci sono le prese. LED qui e LED striscia. La striscia comunque che percorre tutta la lunghezza del case, che è questa. E la ventola in fondo. Ah, ma guarda, viene a tutti come la tocca piano. Solo i benestanti di Saxa Rubra possono... T'ho messo il 10, piegato, come mi hai detto tu ieri. Mi ricordo tutto io. Ciao, amore mio. Ciao, Fra. E... Dovete essere stessi dietro... Sì, in teoria ci dovrebbe aver preso con il coso, eh. Col disco? Col disco. Ah, mo' vi faccio pure una panoramica su... Questo intanto... So che se costa 2,50 circa. Se pensi che il Rio d'Oro che stavamo montando prima costava pure di più. Allora, io volevo far vedere, in realtà, nel frattempo che qui sta facendo la fase preliminare di Windows, queste splendide RAM. Aprendo e andando all'inside. Queste Corsair che poi con il software IQE
si possono settare con questi quadratini che cadono, scendono, stile Tetris. Quindi man mano si riempiono di colori diversi e vanno a salire. È una un po' la novità, ovvero per modificare l'effetto comunque ormai di cui siamo abituati, l'RGB classico, il classico smooth di colori. Qui hanno inventato una forma un po' più quadrata, ok? Un po' più arzigovinata. Senti che t'ho detto, che termine. Che serve proprio per modificare, andare un po' a cambiare l'effetto estetico di queste RAM. Questo comunque è l'interno che vediamo. 309 Ryotoro, pensate, e 2,48 questo, 2,50 questo. Ho mettere tutta la ferraglia qua, Sì, sì, metti la ferraglia. Ti chiudo tutto, non te sogna niente, eh. Questo è il ferro direttamente, questo. Sì, sì, era 5 euro. Questa era la abbiamo già. E sembrano quattro fisarmoniche, bravo. No, c'è sta il cavo dritto attaccato. Te lo frega o di riformatta? No. Sì? Non ci può tornare indietro. Ma che senti? Stai, se il mio order non ci sta, dallo pure a picchio, così la figura volentieri. No, no, ma quell'holder in realtà non va bene per tenere qua la scheda. Questa è roba sua. Sì. Questo sono i suoi. Questo si toglie. Questo si toglie. Ci servirebbe una scatola per mettere. Ti piace Vab sto PC? Bene. Vediamo se ricominciamo, visto che l'ho spento. Come potrebbe dire, non sei connesso, non ho internet, continua installazione limitata. E picchio, come lo chiamiamo questo PC? Fagli mettere l'effetto Tetris. Bello, mi piace pure a me. Quello è bello. Che nome utente mettiamo dal momento che lo stiamo facendo? Senza che te metto utente e poi lo devi cambiare tu. Picchio. Così, come ha scritto. Password ROG. Non utente Asus, password ROG. No, hai spoilerato così il nome utente dei amici e relativa password. Beh, era difficile, eh. Introvabile. Picchio ROG. Non c'ha niente di ROG. Dai, non c'ha più niente. No, ROG, Ma manco prima. Quella prima non era ROG. La scheda madre sì, però. Non era ROG. Ah, è vero. E quindi neanche quello. Era Asus e basta. Bello, sì, anche veramente comodo da montare. Peccato sì, per il frontale, se c'era il vetro, l'evento poteva essere interessante. Fanno il P500A, che costa anche meno, che da praticamente la scocca è quasi la stessa. Quasi, eh? Quasi, non dico che è identica. Davanti è mesh e ha tre ventole da 14 addressable RGB e la parte, quella nascosta, quindi non questa qui ma l'altra, è in paratia normale nera, in alluminio nero, quindi non è doppio vetro, però costa anche meno, costa circa 170, Scusa, quelle come hai fatto a mettere che stanno qua? Non ci ho messo. Agata, oh. Sì. Ma adesso siamo su Windows. Comunque possiamo dire piegatore, alla fine la sua fanboaggine AMD, scheda madre e processore AMD, entrambi rotti. Sì. Incredibile, eh? Mi sembrava una scarpiata, adesso lo adoro. Vero. Ma sto case è molto bello. Ma poi quello che vince, raga, è questa. Sta linea che contraddistingue la maggior parte dei Fantex. Ti costringe a creare un account utente. Un account utente, peccato. Cosa? Ecco. Ah,
No, non è per noi da sempre scolleghiamo. Scolleghiamo il cavo di rete prima di arrivare su Windows, perché se no ti fa per forza di cose, non ti dà la possibilità di creare un account offline e quindi ti fa connettere una mail e quindi relativa password del PC poi diventa la password della mail e tutti i servizi sono poi linkati al tuo account. Invece per tenerlo comunque staccato, scollegato, devi crearlo offline come abbiamo fatto adesso e poi connettere il cavo di rete. Purtroppo sono dei piccoli escamotage che i produttori di, ecco, il sistema operativo Microsoft cercano per farti poi tenere tutto sincronizzato, collegato e quant'altro. Z590 Force. Carichiamo MSI Center. Attenzione, ancora non mi hanno fatto la sezione Windows 11 su molte schede. Io tutto ho 5 PC legali sotto a Windows 10. Ovviamente voi che dovete assemblare, ma io manco a casa però, perché poi divento comunque abitué di questa cosa. Non collego niente sotto account Microsoft io. Proprio per abitudine, eh. Preferisco avere l'account del PC scollegato, senza password, senza niente. Così se qualcuno ci si deve mettere, che ne so, non devi stare per forza tutte le volte a dire te lo devo collegare io, te lo devo fare io, oppure la password dico questo. Non perché non è che non la devi sapere. Mi dà proprio fastidio che mentre stai navigando su Windows ti arrivano le notifiche delle mail, perché comunque è tutto collegato col sistema che serve. È come se lo faccio lavorare meno cose da gestire, meno cose da fare. PC mi serve solo per aprire, giocare, streamare, basta. Poi Chrome ce l'ho sincronizzato, quello sì. Ma sto Windows 11 che praticamente sto scrivendo un file sulla ISO del 10 è compatibile praticamente con ogni configurazione? Sì, è vero, ma è giusto che sia così. È comodo così quando uno deve vendere il PC, almeno lo configura a base. Anche se lo devi riformattare, no, ma in generale proprio per non avere niente di, non so, noi poi pensate se fosse obbligatorio, noi con tutte le formattazioni che facciamo, pensa che casino. Sì, vedi un po' un attimo se il disco è questo, che ecco, installa qualsiasi cosa. Sì, clicca col destro sullo start, sotto, proprio sotto sullo start destro, gestione disco, suspense. Vedete le proprietà di quell'altro, Sta sul sabbia. Porca troia! Lo dobbiamo riformattare. Vabbè. Dai. Vabbè. Quindi è al disco zero. Vai. Windows sul Subrent, manco se ne dai. Mamma mia, davvero. Calcolo, il Subrent sta a prendere la felicità. Ma che davvero? Ma che davvero? Hai scelto me? Ma che davvero? Non mi siete sbagliati? E invece no, siamo sbagliati. No, però, manco a far così, però, regà, oh. Io ho due figli minorenni, ho tutti i PC sotto controllo. Quello è un altro discorso. Quello certo. Se ti serve, è giusto che ci siano i servizi che ti consentono di fare questo tipo di controllo. L'ho riformato io. Ma che, Andrea, ma non ti sta preoccupando? Stiamo qua. Poi quando... cosa, adesso chiudiamo la live perché. Quando solo devi venire a prendere questo PC? Non lo so, non mi ha detto niente. Infatti, quando vieni, picchie. Questo era un test, uno stress test per il Subrent. Cioè, in teoria, se passi pure domani, dopo vieni a più. Sì, io domani sto qua al negozio. Se tu vieni a prendere, ecco, è domani, se vuoi passare passa. Sabato magari c'è meno traffico, è comodo. È più comodo se magari ti vieni. Sono uscite delle patch AMD con Windows 11? Sì, da quello che so io sì, anche se non c'ho poi AMD a casa, però da quello che mi hanno detto sì, hanno già patchato per quel tipo di problematica che dicevano che c'era, che castrava le prestazioni. Tanto buona, ti fregano comunque. E vabbè, oh, lui fa il suo, c'ha ragione Berpa, e loro fanno il loro, cioè, certo, è giusto. Ce ne sta però sta sfida, non è che potevamo partire già sconfitti, giusto, no?
Di nulla, Gianlu. Quindi, perché se vuoi domani in, che ne so, l'ora di pranzo, tarda mattinata, questo qui lo trovi finito. Ti installerò comunque il software e i QA, ti installerò tutto ciò che è driver e quant'altro, setting della scheda madre per l'XMP delle RAM e quant'altro. Quindi se trovo venire a prendere perché dici papà passo la macchina, non trovo traffico, vai tranquillo che lo trovi fatto. Stasera fate live, ste o fa Fabio la fa la live? Sì, io 21:30, poi domani c'è la maratona dalle 10 in poi. Domenica esce il video su YouTube di un case. Mo' sì, la live la possiamo chiudere, che sono le 7 e fra circa 25 minuti chiudiamo il negozio. Quindi, nel frattempo, ecco, quella facciamo questa. Sì, uguale, sì, questa. Qua. Eccoci. Siamo riusciti, tanto qui vedete il circo. Grazie, vediamo che devo andare da Livia. Ah, vabbè, mi fai sapere, Vicky. Tanto sta qua, poi passa sabato, lunedì, martedì, quando te pare. Allora, abbiamo fatto questo change. Insomma, è stato il muletto. Questo muletto è uno schiaffo ai muletti. Ecco Giuda. È stato veramente comunque divertente fare questo tipo di monta, rismonta, eccetera, eccetera. Molto, molto, molto divertente. Quindi ci piace pure che la riuscita del lavoro. Va bene. Beh, veniamo. Soprattutto abbiamo consegnato un PC con un case che è un case, no, quella ferraglia. Scusa, picchio, quello è ferro. Quello butti al ferro proprio. Aggressivo, ma lo vende, troverai il fomenta, ma no al ferro, quello se costa 300 quello euro, una piotta lo vendi, giusto, va bene ragazzoli, comunque, no, stavo a leggere una frase di là. comunque, allora, a stasera, non è più, sì. Sì, stasera 21:30, streama Fabio, domani vi ricordo c'è la maratona, quindi comunque sia, tanto io starò al negozio tutto il giorno, quindi da parte mia non vedrete nessun tipo di live, anche perché comunque domani Fabio invece fa la maratona dalle 10. Dalle 10 alle 10, estendibile, quindi comunque connettetevi e seguite. E poi niente, domenica esce il video su YouTube di un case abbraccio che abbiamo fatto, che è il Drago 10 di Antec, ve lo mostriamo, così almeno ci direte anche voi i vostri poi pareri, e poi lunedì si ritorna con la normale programmazione. L'abbiamo detto tutto, ragazzi. Fate i bravi, baci pubblici, ci vediamo stasera. Esattamente. Ciao a tutti, ragazzi. Grazie. Ciao.